Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi partiamo con le top ruolo per ruolo che in tanti di voi mi avete richiesto, però quest'anno ho voluto aspettare un pochettino, arrivare al periodo, diciamo, pre-Toti, visto che siamo quasi nel 2024, che poi appunto precederà a fine gennaio la promo più attesa di FC24 e quindi dopo averne testati veramente tanti, ora posso dirvi per bene quali sono i migliori giocatori ruolo per ruolo e appunto oggi partiamo dai difensori centrali. Difensori che saranno suddivisi in due categorie principali: quelli che hanno il blocco plus o comunque hanno bene o male un gioco in game simile a quello di quel playstyle, e poi ovviamente quelli che invece hanno il gioco d'anticipo plus o, stesso discorso, fanno più o meno uno stile di gioco simile anche non avendo il playstyle. Perché sapete bene che quest'anno secondo me è bene giocare in base un po' a quello che è il proprio gameplay, o con una coppia complementare oppure con due giocatori dello stesso tipo, se si è più aggressivi col gioco d'anticipo, se si è un po' più passivi con il blocco. E partiamo proprio dai giocatori col blocco. Il primo difensore, il più forte in assoluto, per me è Lucio, che si conferma anche quest'anno un difensore veramente incredibile. 1,88 m, normale alto, 3-3, corsa più prolungata. Ovviamente lo stile d'intesa consigliato per i difensori centrali è in linea di massima sempre ombra. Andiamo a vedere che ha delle statistiche importantissime per quanto riguarda la velocità, ha anche degli ottimi passaggi corti per uscire, quindi anche in fase di impostazione, agile rispetto alla media dei difensori centrali, molto di più, reattività 87, quindi con l'L2 si muove bene, e poi difesa e fisico, statistiche da top player, perché ha lettura difensiva 91, forza 91, aggressività 89, quindi tantissima CPU ed interventi automatici. E poi appunto vi dicevo il blocco plus, la scivolata argento, ma anche il playstyle del colpo di testa sia in fase offensiva che difensiva argento, che dà una mano soprattutto per difendere i calci d'angolo, che sappiamo essere veramente forti anche quest'anno. Secondo difensore che invece vi propongo è Virgil van Dijk, che ha come playstyle plus, lo vedete lì, quello del gioco aereo difensivo. E allora vi starete chiedendo come mai l'ho messo dopo Lucio. Lui fa parte della categoria dei difensori che, pur non avendo il playstyle plus del blocco, perché in questo caso abbiamo quello argento ma anche il gioco d'anticipo, ha uno stile di gioco molto automatico basato sulla CPU, e quindi lo metto leggermente sotto a Lucio, visto che non ha il playstyle dedicato plus. Però quest'anno Virgil è veramente qualcosa di incredibile: 1,93 m, 2-3, corsa prolungata, ovviamente stile d'intesa anche in questo caso ombra. Con lo stile di corsa lengthy ovviamente si sente tantissimo la velocità scatto rispetto all'accelerazione, anche per lui ottimi passaggi per la fase di impostazione, pecca leggermente in agilità però recupera tantissimo con la reattività. E poi anche qua abbiamo statistiche da top player sia per quanto riguarda la difesa che il fisico, per cui abbiamo un altro difensore che però in questo caso, oltre ad essere tanto automatico, grazie al suo gioco d'anticipo argento riesce ad essere anche abbastanza fastidioso in fase di recupero palla con il contrasto. Gradino più basso del podio per Marcel Desailly, un giocatore che magari tanti di voi si sarà ritrovato nel club grazie alle varie sfide icon uscite. 1,85 m, quindi un po' più piccolo rispetto agli altri difensori centrali, ma un vero mastino grazie al body type bello spesso che ha. Stile di corsa più prolungato, lo giocherei DC e non da mediano, che è il suo ruolo alternativo. Rapido, dotato di un'ottima reattività, statistiche di difesa e fisico da top player assoluto. Stile di gioco, vi dicevo, il blocco plus, gioco d'anticipo argento, così come anche il colpo di testa sia in fase offensiva che difensiva per svettare sui corner. Giocatore molto automatico che però è anche fastidioso con i contrasti, proprio grazie a questa sua imponente fisicità che lo rende molto efficace anche in quest'altro fondamentale. Cucchiaio di legno per Ronald Araujo, e ci tengo a precisare nella sua versione IF e non quella radioattiva, perché qui ha il blocco plus. Questo io lo sto utilizzando titolare da tanto tempo, è 1,88 m, anche lui corsa prolungata, può fare diversi ruoli ma io lo giocherei DC assolutamente, non da terzino, è molto rapido, reattivo, statistiche difensive e di fisiche veramente notevoli. Anche qua abbiamo l'L2 argento, il gioco d'anticipo argento e il colpo di testa, quello offensivo argento. In questo caso abbiamo quindi praticamente tutti quanti playstyle, si muove molto bene con l'L2 grazie anche al 87 di reattività nonostante la poca agilità, e in più anche lui è molto interessante in fase di recupero del pallone grazie al gioco d'anticipo plus, argento. Si è andato a mettere leggermente dei dotes lì perché rispetto a quelli che sono sul podio è dotato di
un quantitativo di CPU leggermente inferiore. Chiudiamo questa top 5 di difensori del Playstyle Plus del blocco, difensori ovviamente centrali, con Gleison Bremer. Questo per dare un tocco di Serie A, un difensore che non costa tantissimo, anche lui è 1,88 m come Arauco, corsa più prolungata, ovviamente molto rapido, anche in questo caso abbiamo una buona reattività ma anche un buon parametro di agilità visto che abbiamo 70, statistiche difensive e di fisico anche qui top, e in più abbiamo playstyle argento comunque interessanti, la scivolata, il mastino, il gioco aereo e il forte di testa, quindi tutto quanto il comparto che lo rende un difensore assolutamente di livello. Passiamo adesso alla categoria invece relativa al Playstyle Plus del gioco d'anticipo, e come non poter iniziare Dario Ferdinand, 1,89 m di difensore, corsa prolungata, anche lui molto veloce, dotato di un buon passaggio corto, un'ottima reattività, stats difensive e di fisico ottime, pecca forse leggermente in aggressività rispetto a quelli visti fino ad ora, ma comunque 85-80 roba. Playstyle anche qua ottimi, soprattutto l'L2 argento e il gioco aereo sia difensivo che offensivo argento. Lui l'ho messo davanti agli altri difensori con il gioco d'anticipo Plus perché è dotato di un po' più di CPU rispetto ai giocatori che andremo a vedere a brevissimo, quindi Rio quest'anno si porta la palma al momento come miglior difensore centrale con questo tipo di gioco. Al secondo posto ci vado a mettere Vincent Kompany, un altro giocatore clamoroso nella sua versione Champions, rigorosamente 1,90 m, prolungato come stile di corsa, veloce, anche qua abbiamo 92 di reattività che è un parametro fuori di testa per un difensore centrale. Difesa ottima, così come il fisico e stili di gioco, abbiamo il blocco argento, abbiamo le statistiche anche per quanto riguarda il colpo di testa, offensivo e difensivo argento, e questo rispetto alla carta base che io ho avuto è tutta un'altra storia perché è molto più automatico negli interventi anche quando si tratta magari di metterci qualcosina di CPU, quindi veramente super promosso. Al terzo posto vi vado a mettere Der Militao, però qui c'è un bug temporale perché io questo video sto registrando prima che esce la sua versione Winter Wild Card, quindi qui ipotizzate che ci sia Militao Winter Wild Card, che al momento non sappiamo che playstyle avrà, perché qui addirittura vediamo che ha il blocco argento, non ha il gioco d'anticipo, neanche argento. Però lui è uno di quei giocatori dotato di un bel body type snello, agile, perché infatti è dotato di ottimi parametri agilità e reattività, che si muove ottimamente soprattutto se uscite alti a recuperare palla. Magari nella versione Winter Wild Card riceverà proprio questo playstyle plus e allora completeremo l'opera, ma anche così il buon Militao rimane un difensore veramente clamoroso, soprattutto qualità-prezzo. Quarto posto per Rafael Varane Tuono, questa versione veramente pazzesca di Varane, 1,91 m, corsa prolungata, anche qui abbiamo ottimi passaggi per la fase d'uscita. Qui c'è una grande pecca che è quella che è dell'equilibrio, che spaventa tanti quando c'è da prendere Varane, ma è difficile che questo Varane inciampi. In più è dotato di 91 di reattività, statistiche difensive e di fisico molto buone, anche la resistenza ogni tanto spaventa, ma comunque il difensore centrale la partita ve la gioca tutta tranquillamente. Stili di gioco praticamente tutti difensivi tranne il blocco, e poi abbiamo anche l'ottimo colpo di testa, quindi Rafael Varane in questa versione veramente difensore di livello assoluto. E concludiamo con un altro giocatore che sono sicuro in tanti di voi avranno sbloccato, ovvero Laurent Blanc, che ormai secondo me inizia a risentire un po' lo scarto con queste carte nuove che stanno uscendo, però anche lui un difensore di assoluto valore, 1,92 m, con stile di corsa più prolungato, un giocatore che ha anche dei buoni passaggi, una discreta agilità, ottima reattività, ottime stats di fisico, e anche qua abbiamo un buon playstyle argento che è quello dell'L2, quello difensivo per quanto riguarda i colpi di testa e poi il mastino. Lui anche è dotato di una buona CPU, però ripeto, rispetto a questi altri giocatori onestamente ormai lo metto un gradino un po' più dietro, e diciamo che Blanc ha fatto il suo ad arrivare fino ai toti, che era quello che era l'obiettivo che penso ci eravamo prefissati un po' tutti. Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi difensori e soprattutto se avete qualche altro nome da farmi, sono molto curioso di sapere qui nei commenti. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dai vostri Liberoschi e a presto, ciao!